In effetti si raccoglie in grappoli, sì, e si lascia in cassetta, si conserva nelle cassette da giugno fino a in questo periodo. Poi in questo periodo si mette un laccio di canapa, così, e poi man mano si appende un grappolo con un pomodoro all'interno, in maniera tale che poi si forma il legno, si appoggiano dei fogli di giornali e un letto di paglia. Si prende il pennolo che abbiamo appena fatto e si appoggia a dimora. Sulla paglia, in maniera tale che attutisce tutti i colpi, perché è molto fragile e si staccano facilmente. Ecco. Poi si alza e si riappende. Cioè il grappolo, che viene conservato nelle cassette per 3 mesi, viene messo direttamente in delle vaschettine. Questo grappolo si conserva per altri 4 mesi in condizioni di 20 gradi centigradi. Allora, il pomodoro del pennolo, soprattutto le varietà vesuviane, hanno una scarsa esigenza idrica rispetto al pomodoro normale, che in generale ne ha bisogno di tanta. In effetti, da un punto di vista morfologico, il pomodoro ha una forma di pera con un pizzo finale nell'apice sestiliare, tanto è vero che questo è detto anche pomodoro del pizzo. E poi come caratteristiche questa forma costoluta, queste due costole e questo solco mediano longitudinale che dal picciolo va fino all'apice stiliare in entrambi i lati. Se si apre un pomodoro si vede come la parte carnosa, la polpa, che è tutta aderente alla buccia, è molto spessa. In effetti un'altra caratteristica che consente la conservazione di questo pomodoro è il fatto che non acidifica, nel senso che un pomodoro normale raccolto a giugno, a settembre già o marcisce oppure è acidificato, è acido e quindi è molle. Invece questo, come si può vedere, conserva fino a Natale la croccantezza. In questa maniera qua si schiaccia per far uscire i semi e poi questo si mette a soffriggere in padella, capito? Questo qui. Alla fine, dopo la cottura, diciamo, di almeno un quarto d'ora in olio d'oliva e aglio, cipolla, qui diventa la polpa si scioglie e rimane la buccia invece rimane così, e serve semplicemente per colorare le pietanze. Si fa un sugo, voglio dire, di ragù, come avviene con il prodotto in scatola, ma il prodotto così fresco serve per macchiare le pietanze. Si fa un sugo, diciamo, che non va sul rosso rosso rosso, ma sul rosa.